che proponiamo anche molti gruppi locali è che sì, il bilancio dello Stato è molto organizzato, la campagna sbilanciata, però l'audit sul debito pubblico, 2.000 miliardi di euro, valla a capire. Io recentemente ho avuto un incontro con degli studenti alla Sapienza, che è la più grande università, di sono 300.000 iscritti, è la prima università di Roma, cominciare a dire loro, ma perché voi dovete stare in delle aule fatiscenti con le crepe sulle pareti, quando piove ci piove dentro e i baroni, i rettori e sottorettori vanno in giro con la Porsche? Perché voi come studenti non pretendete di sapere euro per euro come è costituito il bilancio della Sapienza, le entrate, le uscite, le spese, da dove vengono i vostri soldi delle vostre tasse universitarie o i soldi pubblici sempre vostri, delle tasse vostre e dei vostri genitori? E nel momento in cui siete studenti di economia e commercio, di giurisprudenza, avete anche le capacità tecniche, cominciamo a guardarlo. Probabilmente un audit sul debito italiano è un lavoro improbo in questo momento, organizzarsi ci si sta provando, ma a livello locale è assolutamente quello. In un policlinico, in un ospedale, in una scuola, in un'università, andiamo a capire come vengono utilizzati i soldi della spesa pubblica così come della spesa privata, prima ancora che per trovare delle soluzioni come strumento di partecipazione e di democrazia economica dei cittadini.